Allora, Nicola Retis, mister del Tiene, una partita sempre a rincorrere, sempre o sotto o a pareggio, e dopo era quasi data, non dico per persa, ma ha agguantato un pareggio proprio con i denti. Sì, oggi era una partita molto dura, giocavamo con una squadra che è la nostra pari, lo dimostra la classifica. Siamo entrati concentrati, il primo tempo abbiamo dal mio punto di vista dominato, abbiamo concesso poco se non per un errore in difesa, anzi due errori in difesa madornali che non mi aspetto da una categoria così, un po' di disattenzione e ci hanno colpito. Poi noi abbiamo continuato a costruire e ci manca sempre quella concretezza davanti porta che da inizio stagione che mancava, avevamo iniziato a trovarla un po' nelle ultime partite. Stasera un buon portiere ci ha chiuso lo specchio più di qualche volta, e poi al secondo tempo anche lì un errore difensivo, troppa superficialità nel recuperare palla e regalarla agli avversari, però sono stati bravi, loro hanno sfruttato le occasioni. Allora, sì, forse manca la lucidità, però non la grinta, non la passione, non l'agonismo, perché hanno messo tutto in campo, soprattutto nei 5 minuti finali, quindi sì. Su questo punto non possiamo dire niente, insomma, della prestazione della squadra di casa. Non era facile recuperare 4-2 lì a pochi minuti alla fine, soprattutto perché ci manca ancora un elemento importante come Luoti, che sicuramente dà gioco, dà campo, movimento e soprattutto resistenza e velocità, e quindi i ragazzi erano arrivati un po' al gancio. Arriviamo da un momento dove stiamo spingendo tanto anche nell'allenamento, quindi ci sta un po' di stanchezza, vediamo insomma di riprenderci. Comunque è un pareggio buono, meglio così piuttosto che perderli. Piuttosto di perdere quel punto, meglio così, dai, è andata. No, anche perché la partita, le due squadre si sono un po' equivalse, nessuna ha superato clamorosamente l'altra, quindi un pareggio importantissimo, anche perché non si è perso niente neanche dalle prime due, quindi buon auspicio per il proseguo della stagione, e alla quale io ti faccio un in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie mille. Grazie Nicola.